8 giorni sono bastati i tecnici dell'ANAS per ripristinare il ponte Bailey provvisorio sul Piave, a Ponte della Priula nel Trevigiano, spazzato via dall'ondata di piena del fiume. Un intervento rapido che spegne le proteste di tanti che si sono sentiti tagliati fuori. Del resto, il ponte provvisorio sostituisce quello storico in fase di ristrutturazione. I lavori si concluderanno ad aprile con una spesa di 9 milioni di euro. Il Bailey ha svolto la sua funzione, ma proprio perché provvisorio ha subito i danni del maltempo. Alla riapertura il presidente del Veneto, che ha commentato stizzito le polemiche di chi pretende un ponte in 24 ore quando non è nemmeno in grado, ha detto, di togliersi le tende di casa. No, diciamo che era un disastro se rimaneva chiusa, perché ogni giorno che passava erano milioni di euro che non venivano incassati, negozi che non avevano clientela, centri commerciali con nessuno dentro, cioè famiglie coi figli che non si sapeva come mandarli a scuola, cioè era una situazione disastrosa. Noi eravamo veramente preoccupati, preoccupatissimi, ma non solo noi qui a Ponte della Priula su Sagana, bensì a Spresiano, a Conegliano, cioè chiudere una viabilità del genere era un problema insuperabile in nessun'altra maniera. Il rifacimento del ponte è costato circa 200.000 euro. Destra e sinistra Piave di nuovo unite. Per cui li ho visti. Ho visto come hanno lavorato notte e giorni sin dall'inizio, sotto la pioggia, con la nebbia, e infatti il mio pensiero va alle persone che hanno lavorato perché questo risultato fosse nella disponibilità di tutta la comunità, persone che in 8 giorni hanno fatto il lavoro di 3 settimane.